Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato. Buonasera, bentornata Donatella Di Cesare, buonasera. Filosofa. Buonasera, bentornato Furio Colombo, giornalista buonasera. E saggista. Buonasera, benvenuto Luigi Amicone, giornalista. E buonasera, benvenuto Gianluca Dradi, preside del liceo scientifico Oriani di Ravenna. Tra poco spiegheremo perché è ospite da noi stasera. Allora, come sapete, domani è il giorno della memoria. Il presidente Mattarella ha detto che bisogna vigilare contro il virus dell'antisemitismo e dell'intolleranza. Ma l'Italia di oggi ha abbastanza anticorpi? Subito dopo la pubblicità. Furio Colombo, domani è il giorno della memoria. Il presidente della Repubblica Mattarella ha detto che bisogna vigilare contro il virus dell'antisemitismo e dell'indifferenza. L'Italia di oggi ha abbastanza anticorpi? Beh, purtroppo, se prendiamo la seconda parola, indifferenza, ecco, ne troviamo molta. E noi troviamo indifferenza nei momenti in cui è in atto una vera e propria persecuzione nei confronti delle persone che vengono in Italia a cercare salvezza. Noi abbiamo indifferenza. Quindi nei confronti dei migranti? Nei confronti dei migranti, vengono in Italia a cercare salvezza vengono emarginati, spinti indietro, si è arrivati all'incredibile, anche dal punto di vista della nostra civiltà contemporanea, dei porti chiusi che sono stati chiusi anche a navi militari italiane, come è stato il caso della Diciotti. Sono brutti sintomi, sono sintomi molto brutti, perché dimostrano un incattivimento nei confronti di ciò che viene percepito come un problema, e invece di lavorare alla soluzione del problema si lavora a cercare di incancrenirlo e peggiorarlo, del tutto non prestando attenzione alla sofferenza delle persone. Pensate a quelli che vengono lasciati in mare, in navi vaganti, in notti di gelo, con il mare in tempesta. Questo è accaduto e accade, e viene detto dall'uno e dall'altro dei nostri vice premier, primi ministri, dicendo come se fosse un fatto della natura che i porti sono chiusi. Allora, voglio interpellare la professoressa Donatella Di Cesare, perché lei, in quanto ebrea che da anni si batte contro il negazionismo dell'Olocausto, ha subito e subisce ancora oggi attacchi, minacce antisemite, tant'è che fino a poco tempo fa lei viveva sotto scorta, poi gliel'hanno tolta. Tutto, diciamo, il pericolo è cessato? Ed è d'accordo con la lettura di Furio Colombo? Allora, per quanto mi riguarda, sì, la scorta mi è stata così tolta un po' dall'oggi al domani. Se il pericolo è cessato, per quanto mi riguarda, non lo so. Io vivo benissimo anche senza scorta, cammino per Roma, sto attenta alle buche, per il resto non ho paura. Però ho vissuto per più di 3 anni sotto scorta, perché mi sono occupata della questione della Shoah, del razzismo, dell'antisemitismo e soprattutto naturalmente anche del negazionismo, e sono stata bersaglio di gruppi neonazisti che hanno, è veramente una galassia, no? Neonazisti, neofascisti, molto più presenti di quanto non si immagini, molto, diciamo, attivi sia in Italia ma anche all'estero. Ma e perché non le è stato spiegato perché le hanno tolto la scorta? No, c'è un'interrogazione parlamentare, non ho mai avuto assolutamente appunto una spiegazione, anche se penso che non è che dall'oggi al domani queste minacce possano cessare. Sì. Quindi lei pensa si sente tranquilla?
Io sono tranquillissima, continuo le mie battaglie e sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Furio Colombo, nel senso che forse sono anche un po' più pessimista di lui, nel senso che credo che non si tratti soltanto in Italia di indifferenza, purtroppo, ma sono molto allarmata, molto preoccupata a proposito proprio degli anticorpi. Perché questa, diciamo, miseria anche morale, no? Lui parlava giustamente di inciviltà, questo odio che così assurdo a categoria politica mi preoccupa molto. Ecco, Luigi Amicone, odio assurdo a categoria politica, è troppo severa la professoressa Di Cesare. E qualche giorno fa Salvini ha detto che chi gli dà del nazista fa un torto alle vittime del nazismo. Su questo ha ragione, no? Beh, direi che decisamente sopra le righe. Io capisco, diciamo, l'emozione, ma la questione dei porti chiusi, e non voglio fare difendere la Lega a priori, ma è sotto gli occhi di tutti, no? Noi abbiamo avuto, tanto è vero che l'ultimo governo sinistra con Minniti ha cercato di arginare il problema facendo cose molto simili a Salvini. Allora, il problema è che per 3 anni abbiamo accettato questa sì l'inciviltà di vedere morire la gente in mare in nome dei buoni, delle migliori intenzioni, cioè di ospitare il mondo però, in Italia. Scusi, questo è un no, mi fa finire, discorso, mi faccia finire. Cioè noi in nome delle buone intenzioni abbiamo consentito in 3 anni, sono i dati storici, che morisse in mare tantissima gente, che i trafficanti di esseri umani facessero il loro mestiere, che gli spacciatori di droga, eccetera, eccetera. Allora, uno Stato ha il dovere, il primo diritto umano, per rispetto di quelle persone, dire c'è un limite. No, informare il paese, guarda Furio Colombo, il Mali qualche anno fa fece una serie di promozioni pubblicitarie, non partite da qui, non mettete scusi, la vostra... Scusi, ma chi sono i trafficanti? Le posso fare una domanda? Perché sembra che i migranti pensi alle mafie nigeriane, pensi alla notizia di cronaca guardi, della scuola... No, ma guardi, il problema è che lei pensa... No, mi faccia parlare. Chi sono? Io rispondo. Allora, chi sono i trafficanti? Pensi alle mafie, pensa alla notizia di cronaca della scorsa settimana... Sembra che non lasciamo finire un attimo. Barcaioli tunisini. E poi voglio ricordare questo... Una sola volta in Italia si ricorda che la Marina italiana ha affondato una nave di profughi. Fu negli anni 90 e probabilmente Furio Colombo se lo ricorda. Erano albanesi e il governo non era di destra. Sì, ma non c'entra niente. Non c'entra niente. È una disgrazia che non c'entra niente. Allora possiamo ricominciare da capo e dire che il governo precedente ha fatto delle cose terribili e quello di adesso sta facendo delle cose meravigliose. Lei sta raccontando una cosa che non c'entra. E ha detto, ha ripetuto lo slogan di Salvini e di Di Maio che il Mediterraneo, se non lo attraversi, non ti uccide. E quindi basta stare a casa. Mi pare che sia questo. Basta, se non ci fosse quel delinquente di Soros, basta regolarizzare i flussi di migranti, il quale li mette in mare. Li mette in mare perché possa una volta. Lei conosce gli Stati Uniti d'America? Gli Stati Uniti d'America, quando andavamo in America, ci mettevano in quarantena, giustamente, perché non è che puoi aprire i porti e dire negli Stati Uniti d'America arrivi, vai a Manhattan, ti fanno la radiografia, un italiano su due lo rimandavano al di là dell'oceano, dal si di là dell'oceano, non del di Mediterraneo. Cui sta parlando? Si ricorda l'anno di cui sta parlando? È 800, si tratta di due secoli fa in situazioni di diritti umani e civili che non c'erano. Quindi la grandezza dell'America era comunque di prendere tanta gente. Poi però non aveva il rispetto dei diritti umani perché non li avevano inventati.
Ma d'accordo, c'era, naturalmente, ma Colombo, si fingeva che non ci fossero. Realtà. Quindi ricordare i raggi e le visite antitubercolosi di Staten Island allora, non... è assurdo, ecco, è completamente assurdo. Lei si rifà a due secoli fa per dire finalmente Salvini ha imparato, come due secoli fa. No, ma capisce che non è un problema solo di diritti umani, è un problema di spazio fisico. E soprattutto di diritti umani. Allora, se non è solo di diritti umani non è più niente. Io eviterei, diciamo, di andare indietro nei secoli e anche nei decenni. Sì. Stiamo all'oggi e adesso interpello il professor Draghi, perché lei è finito sui giornali qualche giorno fa. Per un colpo di genio. Perché sì, perché ha deciso di non far cancellare questa scritta che, prego la regia, eccola qua. Il preside è gay. Questa scritta è apparsa sui muri della sua scuola. Perché ha voluto tenerla? Ma allora, Gruber, io diciamo parto dalla esperienza di preside fatta in questi anni e talvolta in contatto con la sofferenza degli adolescenti che sono vittime di bullismo. Nell'adolescenza, come tutti sappiamo, è una fase dell'età in cui la personalità è in formazione. E quindi, diciamo, gli adolescenti sono molto dipendenti dal giudizio degli altri e in particolare dal giudizio dei pari. E quindi? E dunque, quando ci sono delle offese, degli atti di e quindi appunto quando ci sono delle offese, degli atti di bullismo, c'è una particolare sofferenza. Allora c'è bisogno di un gesto educativo, c'è bisogno di prendersi cura di questo problema. E l'idea è stata quella di, a fronte di questa scritta, di non ricorre, diciamo così, allo solito schema che è quella di cancellare, di nascondere e di eventualmente punire laddove si scoprissero i responsabili, ma di trasformarlo in un gesto educativo. E da questo punto di vista mi sono ispirato ovviamente alle pietre d'inciampo che oggi vengono, che da alcuni anni insomma vengono poste laddove gli ebrei furono deportati. Ricordando che l'origine di questa frase risale alla lettera dei Romani di San Paolo, dove si parla del sasso d'inciampo e pietra dello scandalo. In realtà dopo c'è stata una sintesi, ma è l'inciampo, e inciampando ti accorgi di uno scandalo, appunto, di una cosa che ti deve far riflettere perché è scandalosa. In questo caso parliamo di un inciampo visivo e si spera di una riflessione sulla stupidità di questa frase. Ecco, e lei appunto ha anche detto che non lascia questa frase anche perché essere gay non è un'offesa. E questo è il colpo di genio. E questo, dice Furio Colombo, un colpo di genio. Foresa di Cesare... ha fatto bene a non cancellare ha fatto benissimo, perché se l'avesse cancellato naturalmente sarebbe finito lì. Invece in questo modo secondo me non solo ha come dire spinto i ragazzi a riflettere, ma ha sollevato una questione a livello nazionale, perché la questione c'è. E secondo me, a proposito degli anticorpi di cui parlavamo prima, io noto una intolleranza crescente nei confronti dell'altro, nei confronti del diverso, anche tra le persone giovani, e questo è preoccupante. E allora in questo modo lasciare questa scritta, secondo me, è stato veramente, come dire, un sollevare la questione a livello nazionale. Luigi Amicone, ci sono molti che pensano che con questa nuova destra nazionalista al potere rischiamo di tornare indietro su tutta una questione di diritti, a cominciare dai diritti degli omosessuali, ai diritti delle donne, al diritto all'interruzione della gravidanza, insomma, le unioni civili. Sì, tu non hai questa preoccupazione che in realtà rischiamo di tornare indietro? No, le situazioni di maleducazione, inciviltà, il disagio tra i giovani sono evidenti, ma questi sono dovuti certamente non alla svolta, diciamo, a destra, ma sono dovuti a quello che mi pare anche qualche giorno fa di aver letto sul Corriere della Sera,
alla distruzione, diciamo, delle istituzioni educative, la fine dell'educazione in questo paese, la situazione veramente emergenziale, lo diciamo da tanti anni, l'emergenza educativa. Cioè c'è una maleducazione che è diventata, come dire, una grettezza, una insomma, si percepisce a pelle. Luigi, dopodiché il politicamente Luigi, scusami, corretto. Luigi, scusami, ti voglio solo fare questa domanda, ma un ministro importante come un ministro dell'Interno, nonché vice presidente del Consiglio, come Salvini, che risponde e parla a modi chi se ne frega, non mollo di un centimetro, diciamo, i toni e le parole sono sempre quelle dell'aggressività. Pensi che dia un buon esempio di buona educazione alle giovani generazioni? Allora, lui usa lo strumento che usa la cosiddetta postmodernità e non credo che sia di grande educazione, non solo, e che io penso, siccome Salvini credo che abbia anche delle ottime capacità, non penso che sia questo il modo a lungo termine di governare, perché se tu per dire ciò che ritengo che non va bene, invece di farti intervistare mandi il pezzettino di Facebook ai telegiornali, non va bene questo, perché tu introduci, cioè vai dietro un sistema che in qualsiasi momento può rivoltarsi contro di te, perché è puramente virtuale. Adesso sei sull'onda, ma da un momento all'altro, se il decreto sicurezza non lo governi concretamente, cioè questi pullman devono andare da qualche parte, non è che puoi dire libero dei caseggiati e poi mando la gente per strada. Questo è il problema di Salvini. Per il resto, il problema della sinistra è il problema che non ma sarà mai un altro problema della sinistra. No, adesso lo spiego. Voglio parlare di Furio Colombo, fammi parlare. Allora, d'altra parte, il politicamente corretto sta favorendo la svolta. No, guardi, il politicamente corretto non c'entra sì, niente. Sì, perché sapete qual è l'esempio? Le faccio l'esempio. Lilli Gruber, hai fatto bene a portare questo signore preside in televisione. Ma su quanti muri c'è scritto la vicepreside Porcella, per non dire, o cornuto, ma non lo porti in televisione? Perché? Perché non porti in televisione la professoressa che trova scritto sui muri parolacce nei suoi confronti? Ma io lo capisco, perché fa più notizia questo tipo. Ma perché fa più notizia? Perché, perché si pensa il politicamente corretto. Diciamo che qui la cosa che ci ha incuriosito e interessato è il fatto che il preside abbia deciso di non cancellare questa scritta. Ma sa, ma quante professoresse non cancellano le scritte fuori? Sì, adesso mi tutte, ma non capisco nemmeno dove tu voglia arrivare. Voglio arrivare a dire che con Obama certe minoranze, per esempio il movimento LGBT, sono minoranze che sono come la Trinità, sono dei dogmi che non si possono più discutere. Per cui se discuti di matrimonio tra persone dello stesso sesso, diventi un omofobo, assolutamente. Questo è il politicamente corretto che spinge verso destra. Allora, io adesso interpello qui i miei ospiti, torniamo alle parole che abbiamo utilizzato prima, perché si dice politicamente corretto, in realtà tradotto significa rispetto e buona educazione, questo è, e questo noi lo dobbiamo pretendere intanto da chi ci governa e da chi ha responsabilità nel nostro paese. Responsabilità più alte del cittadino medio. Io, da chi ha una responsabilità maggiore della mia, posso pretendere una buona educazione e un comportamento adeguato. Ma questo del politicamente corretto o scorretto, professor Di Cesare, è un dibattito che viene ripetutamente
aperto, soprattutto dalla destra. È una roba di destra e di sinistra o è una cosa che semplicemente le pulsioni peggiori che ognuno di noi ha non devono trovare diritto di cittadinanza in pubblico? Sì, a me sembra che ci sia un rovesciamento continuo, no, del discorso, un capovolgimento. Allora, politicamente corretto, a me sembra che lui stia confondendo due piani. Un piano è quello, anzitutto, del rispetto in pubblico, no, dell'altro. Quindi, vogliamo chiamarlo politicamente corretto? Chiamiamolo politicamente corretto. Vogliamo chiamarla buona educazione a partire dai ragazzi? Chiamiamola buona educazione. Certamente un ministro che usa, che ricorre a certi, diciamo, a certo linguaggio, certi toni naturalmente violenti, a mio avviso non è un esempio. L'esempio è importantissimo, soprattutto per le persone giovani. La seconda questione, per cui secondo me qui c'è confusione, sono naturalmente anche contenuti. Il razzismo non è un'opinione come un'altra. L'antisemitismo non è un'opinione come un'altra. Quindi qui non... Allora... Sono tutte cose di sinistra? Ah sì, sì, ma guardi. Il razzismo allora, è di allora, sinistra. Qui noi abbiamo l'intolleranza di sinistra. Ma cosa oggi vuol dire? No, scusa, cosa dillo vuol dire? Bene, perché dice, stai dando una grande notizia. Sì, guardi, Camille Paglià, sto citando Camille Paglià che parla di fascismo di sinistra. Infatti, i democratici hai citato la persona giusta. Allora, Camille Paglià è una famosa provocatrice. Quindi pare se posso lasciamo finire, scusi, la se posso, a me sembra che lei segua una strategia che mi sembra ormai anche quella del governo di capovolgere continuamente, cioè le vittime diventano carnefici, va bene? Anche il discorso che lei ha fatto, che io trovo veramente un discorso inaccettabile sul traffico degli esseri umani, trafficanti eccetera, insomma è come se la colpa si arrestasse ai confini dell'Africa. I migranti sono dei pacchi, degli oggetti che vengono portati da una parte all'altra, ci sono i trafficanti che sono i colpevoli e noi facciamo la guerra ai trafficanti. Questa narrazione non regge, ci sono dei migranti che partono dall'Africa per una molteplicità di cause importantissime, va bene, che per una scelta, che è una scelta esistenziale e politica che va rispettata, e noi li lasciamo morire. Questo governo, e io sono d'accordo in questo con quello che ha detto prima Furio Colombo, la politica governativa è quella di lasciarli morire. Allora, questa è propaganda. Lei la non propaganda fa la è la sua. Certo, anche Goebbels diceva che era lui tutta propaganda. Allora, benissimo. Lei è in linea col miglior nazismo e quindi siamo nel giorno giusto, il giorno della memoria. Guardi, allora, Luigi Amicone, ciò che è più vicino a Goebbels è il politicamente corretto, cioè la propaganda artificiale. Allora, vorrei interpellare il preside... Definire il politicamente corretto come propaganda artificiale è veramente non sapere inventarsi la frase. È il caso dell'altro complimenti giorno. Complimenti alla fantasia. Avete presente su tutti i giornali dell'altro giorno il ragazzino che avrebbe insultato il nativo americano, poverino, durante una marcia per la vita, pro vita? Tutto il contrario, perché si costruiscono sulla base dei social media, di 15 secondi dei social media, si costruiscono i mostri, ma questa è la storia si ripete, per questo dicevo goebbelsiana. Il New York Times, per fortuna in questo caso, ha chiesto scusa. Allora un attimo, facciamo, non mescoliamo tutto perché sennò facciamo confusione. Interpello il preside Draghi, perché citando il caso di questi ragazzi di un collegio cattolico americano che avrebbero o che hanno insomma come si dice insultato, sbeffeggiato questo nativo americano, era una fake news, non era una fake news. Sappiamo che questo è un problema che riguarda tutto e tutti. No, qui abbiamo un problema quindi di intanto educare i ragazzi
a saper distinguere. Lei come fa, preside? Perché questa è una grandissima responsabilità che il sistema scolastico ha oggi, no? Di riuscire a distinguere, visto che poi tutti i ragazzi sono sui social, visto che guardano, leggono, sentono di tutto di più, come fa a educarli nella direzione giusta? Allora, diversamente da Amicone, io sono un fan del politicamente corretto, nel senso che ritengo che la società esiste se ci sono alcuni valori di solidarietà, di rispetto reciproco, altrimenti non c'è società, c'è l'homo homini lupus di Hobbes. Quindi è inevitabile che io sia per il rispetto della tolleranza, per il politicamente corretto. E in ogni caso è una indiscutibile mission che tutte le scuole hanno, quella di creare dei valori di civiltà e di insegnare il rispetto della tolleranza. È evidente che oggi, per il clima che si respira, un esempio è anche, non so, il titolo di Libero di mercoledì scorso, per farne, diciamo, un esempio, no? Cala il PIL, aumentano i gay, per dirne scusi, una. Non ce lo ricorda? Sì, cala il PIL, purtroppo cala il PIL e aumentano i gay, una cosa di questo genere. Comunque, dicevo, in questo clima mi viene in mente un proverbio africano che dice che per educare un bambino ci vuole un intero villaggio. Ecco, è evidente che in questo momento il villaggio non ha una parola comune, non ha un atteggiamento comune. Ci sono per fortuna delle agenzie educative come la scuola che svolgono pienamente il loro ruolo e altri soggetti che invece seminano discorsi di intolleranza e anche di odio. Allora, come fare? Perché questa è evidentemente un obiettivo da raggiungere, ma non è facile. Io sono convinto, profondamente convinto, che per educare alla tolleranza, soprattutto oggi, bisogna arrivare al cervello passando dal cuore in qualche modo, bisogna coinvolgere le emozioni, bisogna aiutare gli studenti a cambiare il loro punto di vista entrando a contatto con delle esperienze che possono essere il viaggio di istruzione ad Auschwitz, che possono essere, come abbiamo fatto qualche anno fa, un viaggio di istruzione in Bosnia a contatto con la sofferenza provocata dai nazionalismi. Insomma, che possono essere mettendoli a contatto con il mondo reale. Ecco, ma io vorrei chiedere esattamente. Ecco, a Luigi Amicone, tu hai figli, vero Luigi? Sì. Ecco, sei. Ma tu ai tuoi figli, per una mia curiosità, insegni a essere politicamente scorretti e a essere maleducati? Perché essere politicamente scorretti significa soprattutto e anche essere aggressivi, maleducati, quando si comincia a sdoganare un linguaggio trucido, quando diventa legittimo scagliarsi contro gli omosessuali, i neri, le prostitute, i terroni e chi più ha più ne metta, non c'è il pericolo di imbarbarimento? Cosa fai tu, cosa insegni tu ai tuoi figli? Allora, prima di tutto il politicamente corretto non è identificabile con la buona educazione. Politicamente corretto è retorica, ipocrisia, potere, pensiero unico, imposizione, impossibilità di discutere, noia, polvere, sciatteria. Ti fermo. Se tu fai questa affermazione assai azzardata, mi devi allora definire il politicamente scorretto. Cos'è il politicamente scorretto? Il politicamente scorretto è andare in direzione diversa dalla produzione di slogan, di luoghi comuni, di retorica, e andare verso la realtà, e andare a conoscere le cose. I viaggi ad Auschwitz ne fanno da tanto, e fanno bene a fare i viaggi ad Auschwitz, ma se li fai come forma di rito collettivo, periodico, senza capacità di entrare nella storia, di capire che cosa vuol dire il male, nel senso di andarlo a far...
diventa la cartolina che fai tutti gli anni. Non e ti diciamo... vedo tanto preparato su questa, risposta. No. Tu sei cattolico, mi viene da chiederti, ma i 10 comandamenti sono retorica, sono slogan? Cosa sono? Sono politicamente corretti. Sono comandamenti... corretti o scorretti? No, sono corretti, ci mancherebbe. Da buon cattolico. No, ma non nel senso di politicamente corretto, che è un'ideologia quella. Come ti ho detto prima, è un'ideologia, mentre il rispetto, la buona educazione, che sono, fanno parte dell'educazione alla realtà, appunto, parti dai 10 comandamenti, catechismo, esperienza... Qualcosa, la vita seria, la vita delle cose, anche quello, il titolo di libero non l'avrei mai fatto io, però la nostra intelligenza sa che è una trovata giornalistica, è satira, no? È satira. Come ma l'intelligenza di chi? No, Luigi, no, guarda, mi dispiace, oggi sei talmente in minoranza che io devo essere, diciamo, dalla tua parte per una questione di par condicio, mi viene da dire. Ma intanto Libero non è un quotidiano satirico, uno. Ah, sì, due, ma... dove ci sono tutte queste intelligenze che la prendono sul ridere. Tu sei un giornalista, quindi sai bene la responsabilità che abbiamo noi giornalisti. Nel suo politicamente corretto, il ministro dell'interno, ai marinai e ai naufraghi della nave Diciotti, che chiedevano un porto sicuro, ha detto si attacchino. E io non avrei risposto così, ma cosa devo dire? È carino, vero? È molto carino, era una notte gelata a 4 sotto zero e onde gigantesche. Eravamo partiti all'inizio di questa trasmissione un po' meno, sempre appassionati, ma insomma un po' meno accaldati dal dibattito, ma eravamo partiti dalla giornata della memoria e dall'antisemitismo, perché su questo tema in Italia sono in libreria alcune importanti nuove testimonianze, come ci racconta Paolo Pagliaro nel suo punto, pochi secondi di pubblicità. Con il nostro passato non abbiamo fatto tutti i conti che avremmo dovuto fare. Non abbiamo, per esempio, memoria pubblica di cosa fu davvero la persecuzione contro gli ebrei italiani, dei 400 provvedimenti che tra il 1938 e il 1945 li privarono dei loro diritti, beni e dignità, anticipando e accompagnando la tragedia dell'Olocausto. Ci raccontiamo ancora che l'applicazione delle leggi razziali da noi avvenne all'acqua di rose, come vuole il mito degli italiani brava gente. Non fu affatto così. Nel suo 1938, L'Italia razzista, pubblicato dal Mulino, Fabio Isman documenta la persecuzione minuta, quotidiana, capillare e feroce che colpì gli israeliti italiani, privati della casa, del lavoro, dell'impresa, degli oggetti. Nella prefazione, Liliana Segre fa proprio il monito di Primo Levi e ricorda che tutto ciò è avvenuto e quindi può accadere di nuovo. Lo storico Roberto Finzi ha scritto per Bompiani una breve storia della questione antisemita, che si occupa delle più significative espressioni pratiche e teoriche dell'antisemitismo moderno, dalla metà dell'Ottocento a oggi. È un invito a riflettere sulla paura del da noi diverso che pervade la società persino in questo inizio del terzo millennio, meraviglioso per le straordinarie innovazioni tecniche, ma ancora impregnato di una moltitudine di antichi, radicati pregiudizi, che sono quelli di cui si occupa anche Federico Steinhaus, già presidente della comunità ebraica di Merano, il quale per le edizioni Rezia ha pubblicato una giornata della memoria, 364 giornate dell'indifferenza. È una ricerca sull'attualità dell'antisemitismo in una terra, l'Alto Adige, che per anni i circoli neonazisti germanici hanno considerato un loro buon ritiro. Grazie alla magistratura e alle nuove classi dirigenti locali, oggi quel legame col passato sembra essersi per fortuna allentato. Un legame con quel passato allentato, ma abbiamo pur sempre un problema serio, professoressa Di Cesare, se un parlamentare della Repubblica italiana, nel caso specifico Lannutti del Movimento 5 Stelle, posta sul suo sito il link sui protocolli dei Savi di Sion, e il Movimento 5 Stelle ha reagito con grande ritardo, 2 o 3 giorni dopo, e pare che questo link non sia ancora stato rimosso, forse sì.
che cosa ci racconta non questo Non solo, fatto? Ma anche il senatore ha twittato minacciando di querelare chi appunto lo aveva criticato. Beh, io ho trovato questo episodio, devo dire, mi ha veramente sconvolto, perché i protocolli di Sion sono un testo che ha contribuito veramente, diciamo, alla Shoah. È un falso testo in cui il contenuto sarebbe il complotto ebraico per il potere del mondo, ed è pari, diciamo, a Mein Kampf di Hitler. Quindi che un senatore della Repubblica appunto faccia un riferimento del genere, ma io l'ho trovato sconvolgente, anche perché viviamo in un periodo in cui, diciamo, c'è questa sorta di vittimismo italiano, no? Molto, secondo me, fomentato anche dal governo, per cui gli altri sono i colpevoli, e naturalmente qui siamo addirittura appunto ai stavi di Sion. Un senatore della Repubblica che dice una cosa del genere, la scrive nero su bianco, secondo me avrebbe dovuto dimettersi immediatamente. Sei d'accordo, Luigi Amicone? Si sarebbe dovuto dimettere il senatore dei 5 Stelle Lannutti, e tu pensi che ci sia un rischio di antisemitismo nel nostro paese? Beh, io penso che una prova di ignoranza così meriterebbe le dimissioni, certamente. In secondo luogo, dice Finkielkraut, e questo lo condivido, l'ebreo Finkielkraut, che oggi la cosa importante è non solo stare solidarietà con i morti dell'Olocausto, ma solidarietà con i vivi. Io so che Furio Colombo scrisse per primo una difesa dello Stato ebraico come risorgimento dell'ebraismo. La questione di Israele oggi, cioè l'antisionismo, spesso è antisemitismo aperto, e su questo credo che oggi politicamente difendere gli ebrei vuol dire difendere innanzitutto la sua comunità nazionale. Ripeto, è evidente che la critica politica deve, può essere fatta a uno Stato come tutti gli altri Stati, però che una minoranza di popolo che ha trovato il suo focolare nazionale sia difeso, questo è oggi il primo compito, penso, di chi combatte l'antisemitismo. Chiaro. Professor, io ti do subito l'ultima parola, la vorrei lasciare a te, perché vorrei anche fare vedere una cosa alle spettatrici e agli spettatori. Ma volevo prima chiedere al preside Draghi, dal suo osservatorio, l'antisemitismo fa presa sui giovani di oggi? Per fortuna non ho esperienza di questo fatto, non mi è mai capitato in questi 7 anni di vedere atti di antisemitismo nelle scuole, nella mia, nelle scuole di Ravenna, questo non mi è capitato. Certo, il problema lo segnalava in qualche modo sotto l'aspetto educativo qualche giorno fa il Ministro dell'Istruzione, in modo corretto, dicendo che c'è il rischio che man mano che ci si allontana dal periodo storico, diciamo, in cui sono maturate queste tragedie, e quindi si perdono i testimoni di questi fatti, si rischia appunto di vedere questa cosa, di studiarla solo sulle pagine dei libri come una cosa astratta, mentre appunto il tema dell'incontro con i testimoni è molto rilevante, molto importante ai fini educativi. Furio Colombo, tu volevi, lo faccio vedere in chiusura, prego la regia di mettere in onda questa opera d'arte che si chiama Il muro occidentale del pianto di Fabio Mauri, e lo vedete, è un muro composto da tante valigie. Perché tu hai voluto che lo mostrassimo oggi? Intanto mi dà l'occasione di restituire il nome alla deputata di cui abbiamo parlato prima, Rossella Muroni, che si è messa nel momento in cui lei si è messa contro un autobus per evitare che portassero via gli immigrati che vi erano stati fatti salire senza indicazioni, senza sapere dove sarebbero andati, si è visto l'intelligente cameraman ha inquadrato le loro valigie messe una sopra l'altra, quasi nella stessa forma dello straordinario lavoro artistico di Fabio Mauri, e si vedevano queste valigie e
la cosa che colpiva era che queste valigie erano nuove, pulite, in ordine, con l'etichetta, con i nomi sopra, cioè erano le valigie di qualcuno che aveva vissuto civilmente e che veniva estratto con la forza dalla civiltà che, di cui aveva potuto godere, un po' di calore, un po' di cibo, un po' di sonno, un po' di scuola, bambini strappati dalle scuole. Vale la pena di ricordarlo oggi, alla vigilia del giorno della Shoah. Bambini portati via dalle loro scuole, mamme portate via dalle loro comunità, gruppi dissolti e che vediamo continuamente prelevati, mentre lo speaker del telegiornale ci assicura che tutto è andato bene, e c'è addirittura il direttore di giornale che ironizza sul fatto che erano pullman di lusso. È molto bello avere, cioè, ci sarà stato anche per esempio l'ultima nave che è stata fatta ritornare a, la St. Louis, che è stata fatta ritornare ad Amburgo carica di ebrei che il mondo ha rifiutato, era una bellissima nave, solo che sono andati tutti ad Auschwitz a seguito di questa cosa. Allora il vedere quelle valigie e mi ha ricordato l'opera d'arte dedicata ad Auschwitz, dedicata al giorno della memoria, che allora non c'era, da Fabio Mauri quando lavorava nel suo atelier di Roma, e nel ricordarmelo mi ha fatto venire in mente che siamo testimoni il più delle volte silenziosi di una tragedia che sta avvenendo sotto i nostri occhi, e quella Rossella Muroni che ha tentato per ore di tenere ferma Roma è una deputata. I deputati e i senatori sono 1000 e non ce n'era nessuno. Allora, su queste parole io adesso chiudo, anche se ho visto Luigi Abicone innervosirsi molto, ma avremo modo di tornare su questi temi. Io ringrazio Furio Colombo, ringrazio la filosofa professoressa Di Cesare, ringrazio Luigi Abicone, ringrazio il nostro preside Gianluca Dradi, ringrazio le spettatrici e gli spettatori, e vi lascio adesso alla serie televisiva Little Murders by Agatha Christie, e noi come sempre ci vediamo lunedì. Buona domenica, arrivederci.